ciao a tutti, benvenuti in questo tutorial riguardante le feature di Studio One 3.5. Una delle novità più interessanti è quella dell'uso dell'equalizzatore con la funzione di sidechain masking, ossia la possibilità di guardare, intanto lo apriamo ad esempio all'interno del basso, apriamo un equalizzatore, quello di Studio One ovviamente. Abbiamo la funzione di sidechain, in questo caso attiviamo una funzione di masking all'interno dell'EQ, ossia il nostro basso viene visualizzato con la forma d'onda blu che vediamo qui. La cassa influenza una parte del mix, per cui che facciamo? Andiamo nella traccia di batteria ad esempio e nei send inseriamo il sidechain dell'EQ del basso. Torniamo sull'EQ del basso e vediamo come la batteria viene visualizzata con la forma d'onda purple, mentre il basso rimane con quella blu. Con questo sistema possiamo equalizzare molto più facilmente le nostre tracce, quindi per esempio evitare che il basso abbia questo booming sotto. E limitare le alte. Lasciando la batteria dove suona. Ovviamente possiamo farlo anche con tutte le altre tracce, anche con le tastiere. Andando sempre nella traccia tastiere, sidechain, il nostro EQ del basso. E adesso vediamo sia la traccia di tastiere, sia quella di basso che di batteria. Spero vi sia stato utile, ci vediamo sempre su YouTube, su Facebook e su Music Off. Ciao a tutti!